Buonasera, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Segno 7, 14ª puntata della 29ª edizione di Segno 7. Parliamo stasera di un tema diciamo un po' particolare, un po' caratteristico di questo periodo. Parliamo di immigrazione. In particolare il titolo della puntata è Nasce, cresce in Italia e non è italiano. Affronteremo appunto il tema dell'immigrazione e in particolare il controverso aspetto del riconoscimento del diritto di cittadinanza a figli di immigrati nati in Italia. Ne parleremo stasera in studio con i nostri ospiti. Abbiamo in studio stasera Stefano Mori, buonasera, di Buonasera. Arezzo, direttore della comunità educativa per minori Casa Don Bosco di Arezzo. Poi Stefania Magi, buonasera. Buonasera. Assessore del Comune di Arezzo con delega politiche per l'integrazione dei nuovi cittadini, responsabile ANCI Toscana del settore politiche dell'integrazione e dei migranti, presidente del Comitato Provinciale Aretino della campagna per la cittadinanza L'Italia sono anch'io. Infine Don Ciro Cornacchini, buonasera, Buonasera. di Arezzo, direttore dell'ufficio Migrantes della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Bene, abbiamo detto parleremo di cittadinanza italiana, soprattutto per quei figli di immigrati che nascono in Italia, perché in Italia la cittadinanza si acquisisce per nascita da almeno un genitore italiano, oppure per matrimonio o dopo 10 anni di residenza. È appunto il cosiddetto principio dello ius sanguis. Stefania Magi, lei assessore, e questa è attualmente la situazione in Italia, ma da tempo si sta parlando di una modifica della legge con l'introduzione del cosiddetto ius soli. Sì, intanto diciamo anche adesso ci sono persone in origine migranti che acquisiscono la cittadinanza italiana, cioè non sono numeri piccolissimi, 65.000 a livello nazionale nel 2012, ad Arezzo Comune, perché non sono facilmente disponibili i dati di tutti i comuni, però abbiamo fatto un'indagine nel 2012 150 persone, nel 2013 490 persone hanno acquisito la cittadinanza con le modalità che lei ha descritto. E ius soli, in realtà nessuna proposta di legge, ce ne sono 20 attualmente in Parlamento, si riferisce allo ius soli secco americano, cioè chi nasce sul suolo è automaticamente italiano. Si tratta di proposte, ne ha riparlato anche in questi giorni il ministro Kyenge, di ius soli cosiddetto temperato, o chi l'ha chiamato moderato, il ministro Riccardi ha parlato di ius culture, ossia di una cittadinanza legata al paese dove si nasce, o in altre situazioni dove si cresce e si vive, ma con dei meccanismi di tutela. Per esempio, per quanto riguarda la nascita in Italia, la maggior parte delle proposte di legge include il requisito da parte dei genitori di aver vissuto per un periodo regolarmente in Italia, quindi questo contro le critiche di chi ipotizza che con lo ius soli vengono persone a partorire a Lampedusa, per esempio, o il turista che passa di qua che può partorire un bambino e che diventa italiano. Occorre una richiesta ed occorre una stabilità, diciamo, dei genitori o almeno di uno dei genitori nelle varie proposte di cui si discute. Poi il temperare, il moderare questo ius soli è di entità diversa nelle diverse proposte di legge in discussione. Don Ciro, come mai in Italia, secondo lei, si sente l'esigenza di introdurre questo diritto di nascita? Dal punto di vista cattolico non ci sono stranieri, no? Quindi questo si evince facilmente, quindi perché siamo fratelli, come dice Papa Francesco, quindi in questo senso ecco. Però devo dire che anche dal punto di vista dei cattolici, poi di persone cattoliche, non è molto chiaro questo qui, poi non è sempre accettato. In ogni caso io credo che per un'integrazione vera sia effettivamente necessario questo. La Migrantes nazionale quindi è d'accordo con il ministro Kyenge sulla introduzione del diritto dello ius soli, quindi ecco, in modo dichiarato e preciso. Anche l'ultimo convegno che c'è stato della Migrantes toscana per la cosiddetta Carta di Siena contiene anche questo, quindi contiene anche il diritto di avere la cittadinanza per coloro che nascono in Italia. Ecco.
Perché molti stati, se ora si parlava prima di America, da moltissimo tempo che c'è lo Ius Soli, cioè è sempre stato, forse più nazioni che avevano colonie in giro un po' per il mondo, però insomma è una realtà oramai consolidata. Sì, diciamo il diritto, la modalità di acquisizione della cittadinanza cambia a seconda anche della storia dei paesi. Diciamo, negli Stati Uniti, dove il paese nasce dalla immigrazione, praticamente la popolazione non è autoctona nella grande maggioranza, prevale lo Ius Soli, mentre in Europa, in particolare in Italia, ha prevalso lo Ius Sanguinis, perché l'Italia era un paese di emigranti e quindi si trattava di tutelare il corpo della nazione a fronte di una diaspora nel resto del mondo e quindi di garantire la cittadinanza italiana per i legami di sangue che potevano tenere legati al paese di origine i discendenti degli italiani emigranti. Come sappiamo bene, dai primi anni 90 la situazione si è capovolta. L'Italia è divenuta un paese di immigrazione e non più di emigrazione. Oggi purtroppo questo è in discussione. Siamo un paese oggettivamente meno attrattivo per i ben noti problemi di occupazione, quindi siamo in una fase anche di cambiamento in cui gli ingressi di stranieri si sono molto ridotti e molti stanno emigrando, anche notizie anche di questi giorni, diverse famiglie di bengalesi stanno andando in Inghilterra, anche gli italiani stessi stanno riprendendo a emigrare. Ora speriamo che comunque sia una fase già in superamento, cioè diciamo essere un paese che attrae immigrati è segno di un paese di benessere, di un'economia che funziona, e un paese di immigrazione cambiano le esigenze sulla cittadinanza, cioè se chi nasce in Italia, seconda, terza generazione, non è italiano, non sappiamo più alla fine tra 10-20 anni da cosa è composta l'Italia, cioè a vantaggio di chi va a avere un paese composto da pochi italiani e da moltissimi stranieri che sono qui poi da generazioni che crescono con noi, e considerarli stranieri sicuramente non va a vantaggio della nostra nazione. Don Ciro, comunque sia che si tratti di Ius Soli o di qualche altra legge o di qualche altra forma, qualche cosa dal punto di vista dell'immigrazione o per questi immigrati, qualcosa deve essere fatto. Certamente, ecco, io sono contento di aver letto appunto del Ministro che l'anno 2014 dovrebbe essere in questo senso un anno decisivo, ecco, per trovare l'accordo anche dal punto di vista politico tra le varie forze che sono in Parlamento, sperando che, ecco, realmente tutto rimanga in questo senso, ecco, normale, ecco, che non si debba sciogliere Parlamento o d'altro. Ecco, insomma. In ogni caso sarebbe bene che veramente questa legge potesse passare, ecco, in una forma magari mitigata, ma insomma almeno che questi bambini, io, ecco, nella mia parrocchia, anche al catechismo, la maggioranza sono filippini, e pensare che no, partecipano ai sacramenti con tutti, non abbiano la possibilità quindi anche di essere, per così dire, italiani da tutti i punti di vista, mi sembra totalmente assurdo. Ecco. Però comunque c'è un dibattito acceso, non tutti sono d'accordo. Beh, ci sono naturalmente dei problemi nei riguardi anche dei valori della Costituzione nostra rispetto ad altri valori di altre mentalità, ma tutto questo però credo che non comporti nessun problema, perché in fondo è proprio il rapporto, il contatto con la nostra gente, con la popolazione, che piano piano fa sì che ci sia un'integrazione in tutti i sensi. Ecco, quindi è chiaro che è un cammino lungo, però almeno il punto di partenza sia quello legato ad una uguaglianza dal punto di vista della nazionalità e dell'essere almeno fratelli, sì, perché nella fede non possiamo esserlo tutti, perché adesso arrivano anche tanti stranieri che sono di altre fedi, però al tempo stesso che siamo fratelli almeno dal punto di vista civile. Ecco. Assessore,
Qual è il suo pensiero a proposito? Cioè, c'è questo dibattito, non tutti sono d'accordo, c'è chi dice, come diceva appunto prima lei, che l'introduzione dello Ius Soli provocherebbe un... cioè molti che verrebbero qui soltanto per dare la nazionalità italiana ai propri figli, però è anche un modo per essere anche un po' più tutti uguali. Occorre, secondo me, ragionare in maniera razionale e pragmatica, e anzi ringrazio che questa trasmissione ci dà l'occasione di parlare con serenità e di spiegarci reciprocamente la situazione, perché purtroppo spesso il clamore mediatico stimola anche negativamente la politica, e io sono convinta che moltissime forze politiche che si oppongono, molti politici, dico poche forze politiche per fortuna, che si oppongono ad un ragionamento serio sulla cittadinanza, non c'è dietro una convinzione vera, ma c'è un'ideologia superficiale, insomma, che porta a questo, perché quando poi si passa all'amministrazione dei problemi concreti, faccio un esempio del sindaco leghista di un comune della provincia di Treviso, Gian Antonio Boff, che ha sostenuto pubblicamente: i bambini sono il nostro futuro, su chi dobbiamo investire se non su di loro, che siano cingalesi, africani o trevigiani DOC cambia assolutamente zero, e ha tradotto poi questo concetto in atti amministrativi, finanziando le scuole materne e quindi le rette che andavano nel suo comune soprattutto a favore di bambini stranieri, dichiarando che non c'è nessuna differenza. Secondo me, ma non solo secondo me, l'ha ribadito anche il ministro Chiang in questi giorni, è necessaria una legge che sia condivisa dalle diverse forze politiche, almeno dai blocchi principali di centrodestra e centrosinistra, perché stiamo decidendo chi è italiano, da cosa è composta l'Italia. Non si può fare una legge di parte e poi, se veramente riusciremo in Italia a realizzare un sistema maggioritario con un'alternanza vera, non può essere accettabile che cambiando la maggioranza si cambiano le leggi sulla cittadinanza, cioè diciamo è un tema di una portata così grande per un paese, insomma, che ha il valore che ha la Costituzione, e tra l'altro una portata non solo per il nostro paese ma per l'Europa, cioè chi diventa cittadino italiano diventa cittadino europeo, e questo è stato più volte ribadito anche dalla stessa Cécile Kyenge, che nel semestre europeo lavoreremo per condividere i criteri della cittadinanza a livello europeo. Qui c'è il tema della difficile integrazione europea, ora è sempre la parola integrazione, tra cittadini di diverse provenienze dentro un paese, ma anche tra diversi stati, e in questo particolare, meraviglioso secondo me organismo che è l'Unione Europea, il tema dell'integrazione è ostacolata poi dai governi nazionali che vogliono tenersi più facoltà decisionali, ma la cittadinanza, così come l'asilo, insomma le leggi sui movimenti tra popoli e tra cittadini di diverse nazioni devono essere condivise a livello europeo. Quindi, Don Ciro, questa legge servirebbe a favorire l'integrazione, anche perché parliamo di bambini che nascono in Ius Soli sarebbe per bambini che nascono in Italia, frequentano scuole italiane, stanno insieme ad amici che sono italiani o anche di altre nazionalità, e vedono questa differenza non nella sostanza, ma poi alla fine nella forma. E questo può essere un piccolo semino negativo o una macchiolina che poi può diventare razzismo anche. In un certo senso sì, lo è senz'altro, anche perché è evidente che un'integrazione non può non contenere anche la cittadinanza, perché lo dicono anche i documenti della Comunità Europea, quindi i punti essenziali per una vera integrazione contengono anche questo, quindi anche la cittadinanza, perché se no è evidente che non, se uno non ha gli stessi diritti degli altri, che poi si vede bene, non sono diritti così astratti, sono reali, perché poi si realizzano, come giustamente ricordava l'assessore, in mense, in pulmini, in scuola, quindi in diritti, sono cose evidentemente che poi si notano e quindi creano davvero dei ghetti, quindi creano quindi delle differenze che sono pericolose veramente. Ecco.
comunque anche già da bambini non è soltanto formale la differenza. Non so se vogliamo sentire su questa anche l'esperienza di Stefano come educatore, che già prima della maggiore età forse la mancanza della cittadinanza viene avvertita in dei percorsi che non sono secondari per un bambino. Sì, io occupandomi di minori che vengono accolti in casa famiglia, ormai da diversi anni, ho riscontrato nel corso degli anni delle, possiamo chiamare delle discriminazioni, anche se piccole, però insomma sono importanti per loro nel loro percorso educativo, in quanto il fatto di essere comunque minori stranieri comportava delle differenze di trattamento in particolari situazioni. Faccio per esempio il caso di ragazzini che volevano inserirsi in società sportive. Per tesserare dei ragazzini nella società sportiva, prevalentemente nel settore del calcio eccetera, venivano richiesti tutta una serie di requisiti che il minore straniero più difficilmente riesce ad ottenere, insomma. E per cui, non potendo avere poi il cartellino per giocare a calcio, insomma, rilasciato dalla Federazione Gioco Calcio, insomma, potevano sì partecipare agli allenamenti delle squadre con i loro coetanei, però al momento magari della partita ufficiale per loro era esclusa la possibilità di poter partecipare. Questo riguarda anche magari, forse non solo il problema della cittadinanza, che è un problema magari in più da approfondire meglio e da vedere poi in quali casi anche concedere o meno, se ne stiamo parlando. Io faccio riferimento anche a minori che magari sono venuti anche non nati qui in Italia, ma venuti più in età un pochino più grandi, anche adolescenti eccetera, che si trovano un pochino in queste difficoltà, e questo è legato poi anche alla possibilità di avere o meno il permesso di soggiorno. Basti pensare che un minore al quale viene rilasciato in genere un permesso di soggiorno per un anno e mezzo e poi rinnovabile automaticamente con il fatto che è minore, si trova magari a frequentare una scuola anche media superiore con dei coetanei, vanno in gita in un paese, magari in Francia, in Spagna, la scuola decide di fare questo tipo di iniziativa di gita culturale, eccetera. Se in quel periodo il minore ha il permesso di soggiorno in fase di rinnovo e quindi non ha il permesso originale ma ha la ricevuta, non può uscire dall'Italia, perché questo è quello che prevede la legge. Per cui anche in questo è discriminato. Se la gita cade nel periodo in cui il ragazzo ha il permesso in fase di rinnovo, non può partecipare alla gita con i suoi coetanei, quindi di fatto si vede escluso da una opportunità che invece anche a livello proprio culturale educativo è importante, insomma, per il ragazzo stesso. Quindi secondo lei, dalla sua esperienza, dall'esperienza della sua comunità, sarebbe un grosso vantaggio, un grosso passo avanti verso l'integrazione dei ragazzi? Ma dunque, io voglio dire questo, è un tema sul quale secondo me è bene discutere e valutare bene. Perché, come diceva anche l'assessore, insomma, la cittadinanza è uno status importante, comporta dei diritti ma comporta anche dei doveri, quindi vanno valutati un pochino tutti e due questi aspetti. Quello che mi viene in mente è quello anche di guardare un po' pure nella diversità dei vari paesi, perché l'Italia poi ha una sua storia, altri paesi hanno altre storie, si faceva prima riferimento agli Stati Uniti, eccetera, di guardare magari anche al fatto che noi si parla di cittadinanza italiana, ma già si ragiona per molti aspetti anche a livello superiore, cioè a livello europeo. Quindi forse sarebbe bene anche un attimino su questo, come dire, raccordarsi anche con gli altri paesi e vedere un pochino anche di valutare, di prendere delle valutazioni anche più collegiali, insomma. Ecco. Mi viene in mente quando io facevo la mia tesi di laurea appunto sull'immigrazione, si parla appunto dei fenomeni migratori, i due paesi in cui che venivano presi di riferimento erano un pochino da un lato la Germania e dall'altro la Francia, perché avevano portato avanti due politiche, diciamo, di accoglienza degli immigrati differenti. La Francia di fatto inizialmente aveva una sorta di ius soli, che poi ora ha un pochino mitigato, ma il fatto di essere appunto nato in un territorio francese, Francia o paese, diciamo, e dava di fatto la cittadinanza automaticamente.
La Germania invece ha sempre avuto più restrizioni nel dare la cittadinanza con facilità e magari ha creato strutture parallele per gli immigrati. I turchi sono una delle popolazioni più presenti in Germania, però delle strutture parallele, quasi come se volessero rimanere in una certa di separazione, cioè voi andate a scuola lì e noi tedeschi andiamo a scuola. Quindi una è un fenomeno più assimilatorio, cioè tu sei nato nel mio territorio, quindi sei francese, non mi interessa di quale parte sei, eccetera, siccome sei nel territorio francese diventi francese automaticamente. Questo fa perdere un pochino anche l'aspetto culturale e storico della persona, perché pensiamo al Marocco, persone che vengono dal Marocco, da paesi comunque come, o anche dell'America centrale, ecco, di fatto perdevano la loro anche identità culturale, che invece avrebbe avuto comunque un'importanza sicuramente notevole. E poi si è visto però negli anni più recenti anche i problemi che sono sorti in Francia, anche nelle periferie, eccetera. Questo quindi deve far riflettere. Dall'altro lato, la completa separazione ha forse tutelato più certi aspetti, però ha creato dei mondi paralleli che magari non dialogano molto fra di loro. Probabilmente il superamento di questi due aspetti è riuscire a trovare una forma di integrazione, che non è quindi né assimilazione né separazione, ma di integrazione, che però ci vuole, come diceva Don Siro, tempo per costruirlo, fatica, e sicuramente non ci vogliono pregiudizi, ecco, di nessun tipo. Ci vuole la buona volontà da parte di tutti di partire dal presupposto che si parla di persone, sia chi ha la cittadinanza sia chi eventualmente ambisce ad averla, insomma. Ecco. Ecco, forse il problema un po' di base che è per l'Italia il valutare se adottare lo ius soli o no, l'America che adesso sta valutando invece se ritornare allo ius sanguinis, insomma, perché per il rischio appunto che tutti vogliano andare a prendere la cittadinanza. Forse bisogna ritornare alla persona, a essere più aperti verso le persone, all'accoglienza proprio della persona, non... Sì, però ecco, su alcune cose bisogna essere, penso, anche molto chiari. Cioè, un bambino che nasce in Italia, nel nostro reparto di ostetricia, va alla scuola materna, va alle elementari con i bambini italiani, impara italiano fin da piccolo. Quando abbiamo lavorato sulla campagna per la cittadinanza, l'Italia, sono anch'io parlando con la gente in giro, i più cadevano dalle nuvole. Ma come, nasce in Italia e non è italiano? Ma come, è nato qui, i suoi erano qui da degli anni e non è italiano? Cioè, su questo secondo me il sentire comune è ampiamente maturo, insomma, degli elettori di qualunque parte politica. Cioè, i bambini, quando la famiglia fa un progetto di vita qui, vive qua, si stabilisce qua, il bambino che nasce qua, cresce con i ragazzi, chi è altrimenti? Cioè, che è marocchino che non c'è mai stato in Marocco? Cioè, ha sicuramente genitori marocchini, può sentire delle radici, ma l'identità fondamentale è l'italiana. Cioè, tornando sempre sulla persona, come diceva Francesca e accennato Stefano, già prima della maggiore età, il ragazzino nato in Italia o venuto qui da piccolo, che poi per loro non c'è una grande differenza, comunque diciamo nato in Italia, fanno l'esempio questi ragazzi di seconda generazione, ma io da dove sono emigrato? Dalla pancia di mia madre, cioè io non ho mai scelto di varcare un confine, di andare in un altro paese, e già si accorgono della mancanza della cittadinanza per il tesseramento sportivo, per una gita all'estero, e poi quando si avvicinano ai 18 anni arriva la scoperta più drammatica, che da 18 anni non possono più essere registrati col permesso di soggiorno dei genitori, devono avere un permesso di soggiorno autonomo, un permesso di studio o di lavoro, e sappiamo com'è difficile, gli ultimi dati sulla disoccupazione giovanile sono spaventosi, cioè com'è difficile per un giovane italiano di 18 anni avere il lavoro, quindi questi ragazzi rischiano a 18 anni di essere rimandati dove? Che sono cresciuti qui, magari hanno perso anche i contatti con i parenti o non ci sono mai stati nel paese di origine. Cioè, su questo penso che insomma le idee siano abbastanza chiare. Poi si può discutere da quanti anni i genitori devono essere residenti in Italia, se uno, se tutte e due, ma molta altra discussione penso sui nati in Italia non c'è. Insomma, su questo credo che le idee sono chiare, con qualche eccezione ideologica, ma poi non vissuta secondo me dalle lettere. Ecco, come ha dimostrato anche l'amplissimo successo della raccolta di firme, l'Italia sono anch'io. Quindi rimane un po'
più quello che è la voce che si sente dire, che sembra sia la maggioranza del pensiero, quello negativo, che poi invece non è la realtà. Ma si confondono spesso i temi, cioè la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia non vuol dire aumentare gli ingressi in Italia. Cioè, tra le motivazioni, ci sono anche diverse indagini su questo, che spingono le persone a migrare, a scegliere un paese di destinazione, la cittadinanza proprio non è nemmeno menzionata. Cioè, figurarsi se chi fa un progetto di vita per cercare lavoro in un altro paese si preoccupa del diritto di voto, di acquisire la cittadinanza di un altro paese. Cioè, no, sono proprio due temi slegati, e secondo me adesso, tanto più che l'immigrazione è in calo, al di là delle tragedie dei profughi, quelle non sono purtroppo in calo, però diversi sono molto diversi i numeri rispetto all'immigrazione economica, dove l'Italia purtroppo non è più attrattiva, ripeto, ma la sfida grossa ora è di chi è presente qui, di chi ha crea un progetto di vita in Italia, dei figli in Italia. Cioè, tra l'altro, dato che la fertilità è maggiore in molte nazionalità immigrate rispetto agli italiani, e che già da migranti sono più giovani, cioè, nel futuro la percentuale è molto elevata di ragazzi che hanno un'origine di genitori stranieri. E la sfida ora è investire su questo. Cioè, tra l'altro, ci sono problemi seri quali il ritardo scolastico, sicuramente Stefano col lavoro diretto con i ragazzi ne è ben consapevole. Cioè, i problemi scolastici degli stranieri sono notevoli. Perché? Perché probabilmente in famiglia si conosce meno bene l'italiano, sono meno assistiti, è meno scontato che studino insieme al compagno di scuola italiano. Insomma, qui chiedo l'aiuto anche di Don Siro, nel senso, diciamolo nelle parrocchie, semplicemente invitate il bambino di una famiglia straniera a casa, ai genitori. Cioè, il miglior modo di favorire l'inserimento scolastico, l'integrazione, l'acquisizione delle competenze linguistiche, non esiste di quello che frequentare un coetaneo, e probabilmente alle elementari e alla scuola materna devono intervenire i genitori su questo. E ho perso il filo. Allora lanciamo il servizio a cura di Cristina Minotti con la collaborazione tecnica di Stefano Sati. Nel 2013 i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia via mare sono stati 3.225, mentre qui vivono almeno 370.000 studenti nati da genitori stranieri che attendono una legge che possa aiutarli a diventare cittadini italiani e quindi a studiare nelle nostre scuole. Il 2014 potrà davvero essere l'anno di una Ius Soli per la cittadinanza in Italia? Sì, secondo il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge, vale fare per un nuovo anno. La legge, anche se la nostra di mappa aggiunge che i paesi presenterebbero un'area più utile, è un rischio che occorre fare a livello istituzionale, ha ribadito. Ma la cosa importante è che c'è stato un grande fermento di discussione, di partecipazione su questo tema, che ha coinvolto non solo il Parlamento, ma tutto il paese. Un lavoro frenetico, soprattutto al capitolo Ius Soli temperato, e non solo Ius Soli, per dare risposte chiare e offrire futuro ai bambini. A quei figli di migranti che non hanno ancora oggi uno strumento per un'integrazione utile nelle scuole, sia quelli nati in Italia, sia quelli che arrivano molto presto. L'impegno parlamentare è dare una regola giusta a quei bambini nati da genitori che hanno già fatto un percorso di integrazione e oggi non hanno nulla di diverso dai loro coetanei. Quello di cui queste famiglie hanno bisogno, sostiene il ministro Kyenge, è uno strumento tale che i loro figli nati nel nostro paese possano ottenere la cittadinanza senza dover attendere i 18 anni, mentre quelli arrivati piccolissimi trovino un iter scolastico sicuro che li possa far diventare italiani in un periodo più breve. As all love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go.
Bene, siamo tornati in studio. Adesso tra qualche secondo avremo un attimo di pubblicità e poi ritorniamo in studio con i nostri ospiti. Abbiamo parlato appunto dell'importanza dell'integrazione per i ragazzi, per i bambini che nascono in Italia o arrivano giovanissimi, però importante anche per l'integrazione delle stesse famiglie, perché il bambino si sente accolto e insieme viene accolta anche la sua famiglia. Quindi continueremo a parlare tra qualche minuto insieme ai nostri ospiti. Bene, siamo tornati di nuovo in studio, continuiamo a parlare di nascere e crescere in Italia, ma purtroppo non essere italiano. Diceva Assessore l'importanza di partire dai bambini, dalle nuove generazioni, soprattutto sì, dall'educazione linguistica. Assolutamente, nel senso che la cittadinanza è sì importante, ma non è lì il cuore dell'integrazione, diciamo, o perlomeno non completa la domanda di integrazione, dove io al primo punto, anche semplicemente nel piano strategico comunale di Arezzo su questi temi, metto l'acquisizione della competenza linguistica dell'italiano, dove purtroppo si sono progressivamente ridotti gli investimenti del Ministero dell'Istruzione sia per i corsi di italiano per adulti sia per il doposcuola per bambini, carenza molto grave alla quale si cerca di tamponare come terzo settore, come amministrazioni comunali, con il volontariato, con piccoli fondi, con bandi europei, con sponsorizzazioni, ma chiaramente non si arriva a quello che può fare un sistema scolastico che prende piena coscienza del fatto che un'alta percentuale di studenti vengono da famiglie straniere, hanno bisogno di un di più sulla competenza linguistica, e rischiamo così, se non contrastiamo questo ritardo scolastico degli stranieri, che non sta diminuendo ma sta aumentando, purtroppo sono gli ultimi dati anche nella nostra provincia, se non lo contrastiamo rischiamo veramente di creare delle sacche di emarginazione, cioè dove le seconde generazioni sono gran parte del nostro futuro e sono anche un bacino di talenti necessari allo sviluppo del paese. Don Ciro, anche l'ufficio Migrantes ha un ruolo importante sull'educazione linguistica. Certamente, sì. Per noi è evidente che i bambini che frequentano anche il catechismo e quindi frequentano un po' le attività parrocchiali sono favoriti anche in questo senso, è evidente. Però il problema sono gli altri. E in questo senso è giusto quindi che invece siano dati fondi ai comuni e per queste cose qua, anche perché non è giusto che ci siano solo soltanto i cattolici che hanno questo favore anche dato dalle strutture ecclesiastiche, che poi le nostre strutture sono aperte a tutti, questo è evidente, non è che, però naturalmente molti bambini che non hanno la stessa religione, neanche gli ortodossi a volte frequentano le nostre catechesi. Alcuni sì, ma per alcuni invece c'è proprio una chiusura piuttosto forte, però io credo che comunque sia necessario questo, che siano aiutati a questa competenza linguistica, proprio perché solo questo, ecco, li aiuterà quindi ad essere veramente. Io ricordo quando insegnavo, non è molto lontano, sono 3 anni che non insegno più, quindi a scuola superiore, e vedevo i ragazzi rumeni che si riunivano in gruppo e parlavano la loro lingua, no? Quindi lo ricordo bene, cioè che pure eravamo in ottimi rapporti, quindi dicevo ragazzi, se per un po' io capisco che vi è utile questo, no? Per sentirvi, però capivo che quell'essere insieme tra loro e separati dagli altri era veramente un segno terribile, no? Quindi. E questo quindi, ecco, credo che sia un punto chiave. Sì, scusa. Se posso, sì, prego. Dicevo su questo aspetto anche dell'immigrazione e anche della cittadinanza. Purtroppo noi in Italia siamo abituati sempre a rincorrere il fenomeno e quindi poi la cosa diventa un problema. E quindi quando è un problema poi si creano anche delle frizioni, degli scontri, a livello magari anche politico, comunque a livello anche poi tra cittadini che vedono gli stranieri e il nemico, comunque quello che porta via il lavoro, quello che porta via le risorse. In realtà io credo che se si riuscisse invece un pochino a rimettersi in pari, quindi non a rincorrere ma a governarlo questo fenomeno, avrebbe anche tantissime opportunità anche per noi stessi da questo punto di vista, per cui anche l'investire, come diceva l'assessore, nella scuola, nel sostegno anche dei bambini che vanno a scuola, oltre che anche poi dell'aiutare anche gli adulti che magari devono imparare meglio la lingua, anche per meglio integrarsi,
Tutto questo poi andrà a vantaggio di una società più vivibile e più piacevole per tutti. Se no, appunto, si creano queste sacche di persone che vivono ognuno per conto delle isole, qualche più per conto suo, e che poi necessariamente portano anche a quantomeno alla delinquenza o allo scontro fra le varie culture, quando invece la sfida che dobbiamo vincere è quella proprio di creare una situazione, diciamo, sinergica, positiva, che la differenza deve essere ricchezza per tutti, quindi creare una sorta di convivialità delle differenze. Ecco, appunto, anche l'importanza dell'integrazione non tanto tra italiani e stranieri, ma anche degli stranieri tra di sé, perché ogni tanto perdiamo anche questo aspetto degli stranieri. Infatti loro sono stranieri gli uni con gli altri, perché vengono da popolazioni, da culture diverse, per cui sono, fra un marocchino, un albanese e un pakistano, sono stranieri gli uni agli altri, non è che sono... Quindi l'importanza dello Ius Soli, però anche accompagnato da una politica sociale abbastanza sostenuta, di sostegno appunto per tutte le minoranze. Io tornerei un secondo solo sulla lingua, per dire che non soltanto nella parrocchia i volontari anche di Migrantes sono attivi, ma gestiscono anche un corso di doposcuola nella Casa delle Culture di Arezzo, dove ci sono anche altre associazioni legate alla Chiesa, quale Camminando Sapre Cammino, legata a Migrantes, e poi corsi di italiano per adulti, anche lì gratuiti, insegnanti in pensione, giovani volontari gestiti da Arci Solidarietà. Quindi diciamo il terzo settore è veramente fondamentale, anche quello vicino alla Chiesa. Tra l'altro i ragazzi che nascono da famiglie straniere hanno anche una carta in più nella competizione globale, essendo già portatori di due culture, di due lingue, e anche, come diceva Don Siro, coltivare anche la loro lingua è sicuramente un fatto positivo. Molti vengono tra l'altro da paesi che adesso iniziano ad avvicinarsi ad un tasso di sviluppo anche superiore al nostro, cioè da paesi potenzialmente emergenti, diciamo. E per esempio anche nella parrocchia di Saione c'è una ludoteca polacca, cioè lì i ragazzi polacchi passano delle ore alla settimana dove coltivano la loro lingua. Nella Casa delle Culture offrono dei corsi di cinese anche per italiani, gli immigrati cinesi di Arezzo. Quindi diciamo il modello italiano, per tornare ai modelli di cui parlava Stefano, cioè mentre il modello francese è assimilazionista, quello inglese più propriamente multiculturale, cioè tende a lasciare le popolazioni nei loro quartieri separate. La sfida del modello italiano, per quanto mai disegnata bene dalla politica, però forse in qualche maniera nata nei fatti, è nata soprattutto dal forte impegno del terzo settore, Caritas, Migrantes, Arci, cioè un terzo settore molto forte, è il modello di interazione, il modello interculturale, dove quello che è vincente è l'identità culturale, quella italiana in primis, arricchita dalle culture, dalle competenze, dalle lingue, dall'arte, dalla cucina, dallo sport, vedi il cricket come sta crescendo in Italia, delle altre nazionalità che arricchiscono il nostro paese, di fatto portando elementi nuovi e creando anche potenzialmente più competenze anche per l'economia e per una competizione globale. Certo, la crescita è sempre un passo avanti e la conoscenza è sempre crescita, quindi forse bisogna avere un po' meno paura. E vedere quello che è la grande opportunità della sfida globale, insomma, e della necessità del nostro paese di essere più aperto, ma anche della nostra città, delle nostre comunità. Forse il dibattito ora... Non me ne voglia l'assessore, ma forse è rimasto un po' troppo sullo sfondo politico. Forse bisogna che ritorni un po' più sull'aspetto umano delle persone. Don Siro. Sì, credo che sarebbe bello riascoltare quindi insieme le parole che Papa Francesco diceva il 25 luglio scorso in Brasile, no? Quindi, che sono la motivazione più vera di tutto il nostro impegno. Nessuno, diceva, può rimanere insensibile alle disuguaglianze che ancora ci sono nel mondo. Ognuno, secondo le proprie possibilità e responsabilità, sappia offrire il suo contributo per mettere fine a tante ingiustizie sociali. Non è la cultura dell'egoismo, dell'individualismo, che spesso regola la nostra società, quella che costruisce e porta a un mondo più abitabile.
non è questa, ma la cultura della solidarietà. La cultura della solidarietà è vedere nell'altro non un concorrente o un numero, ma un fratello. Credo che sia questo il punto chiave di tutto, quindi che ci può aiutare effettivamente a capire perché, quindi qual è il motivo vero di tutto questo impegno che dobbiamo mettere. Ecco, io vorrei riflettere anche preparando la trasmissione di stasera mi è venuta in mente la parabola del buon samaritano. Ecco, tra il sacerdote e il levita, chi si ferma ad aiutare il moribondo lungo la strada è uno straniero, quello che in teoria doveva passare di corsa lontano perché avrebbe potuto avere molte grane da quella situazione. Stefano. Sì, questa fa molto riflettere sicuramente, perché quando si parla poi di questi aspetti, insomma, ecco, questa è una parabola che anche a me ha fatto molto riflettere, la conoscevo già, quindi mi viene da pensare, ecco, che per quanto riguarda l'integrazione di cui si parlava fino adesso, noi, il mondo degli adulti ne sta ragionando, ne sta valutando, eccetera, con i vari ruoli, eccetera. A livello dei giovani, loro sono già secondo me molto avanti. Io vedo che i ragazzi che vanno poi a scuola, con le difficoltà che ci possono essere, di cui abbiamo anche accennato, eccetera, però per loro non c'è più il marocchino, l'italiano, l'albanese, ma c'è l'amico o l'amica con cui vanno a giocare, con cui vanno a correre, con cui vanno a fare sport, e con cui escono insieme, eccetera. Per cui, ecco, da questo punto di vista, se noi, ecco, non siamo ancora riusciti a stabilire con delle norme, con delle modalità, ecco, di accoglienza, verrà sicuramente da loro un grosso aiuto molto presto, insomma, sono convinto di questo. Ecco. Quindi la fratellanza, la parabola del buon samaritano che ci dimostra come non è legata, cioè Gesù ci dice che non è legata all'appartenere a una stessa etnia, a una stessa religione, l'essere fratelli, non al sangue, tanto per ritornare nel tema, ma alla relazione che si crea tra le persone, alla risposta al bisogno che un'altra persona ti dà, più che a degli obiettivi comuni che si costruiscono, più che a delle radici comuni pseudogenetiche che non hanno senso. Ecco, Don Siro diceva prima, citava appunto Papa Francesco, che in occasione anche della prima uscita a Lampedusa ha dato un forte segnale del bisogno di accoglienza nei confronti, certo, degli immigrati e del fenomeno dell'immigrazione. Vero. La domanda che si è ripetuto più volte, dov'è tuo fratello? Quindi, no? Che diceva, riferendosi proprio a Dio che chiamava Caino, proprio in funzione proprio di... Era la domanda ripetuta, e quindi è evidente, quindi, in questo senso, qual è il compito, quindi, nostro, quindi della Chiesa, che è chiamata ad essere avvocato e difensore dei diritti delle persone, diritto anche a spostarsi, e quando per esempio sono mosse da povertà, insicurezza e persecuzione, a lasciare le case in cerca di un luogo sicuro dove vivere con dignità. Essa ha anche la responsabilità di assicurare che la pubblica opinione sia informata adeguatamente sulle cause delle migrazioni e sui fattori che costituiscono le persone a lasciare le loro terre di origine. Infine, quindi, la Chiesa ha anche il compito di stimolare, appunto, che sia anche piano piano creata questa integrazione che comprende, quindi, un processo non semplice, non, sicuramente non facile, non lineare. Però, ecco, certamente questo è il compito che tutti dobbiamo porci, veramente, anche come Chiesa, come tutto, un'apertura totale, quindi senza, come Papa Francesco ci comanda, proprio un'apertura via, verso le periferie, no? Quindi verso le periferie dell'umano, soprattutto, quindi senza nessun pregiudizio, quindi, ecco, in questo senso. Sì, sì. Volevo tornare un attimo sul tema dell'integrazione tra gli stranieri di diversa origine, cioè ogni tanto siamo un pochino teorici su questo, cioè tipo alcuni meccanismi di partecipazione che sono stati in passato e che qualcuno ancora porta avanti, ma che io credo siano superati, il consigliere aggiunto nei consigli comunali o la consulta degli stranieri, cioè noi pretendiamo appunto che persone di diversa nazionalità si sentano rappresentate da un altro perché non è italiano, o anche persone della stessa
stessa nazionalità che debbano avere un rappresentante se non è stato eletto con meccanismi normali. Quindi lì secondo me la sfida, che poi è parallela e va insieme alla battaglia per la cittadinanza, è quella dei diritti politici, quantomeno di voto alle amministrative, di chi è residente in Italia da alcuni anni o di chi ha il permesso di lungo soggiornante. Riflettevo su quanto raccontano i ragazzi della rete G2. G2 sta per seconde generazioni. E la stessa ragazza, la Geber Georges, che raccontava da dove siamo emigrati, dalla pancia dei nostri genitori, diceva: abbiamo costituito questa rete perché ci siamo accorti appunto che a 18 anni eravamo figli di nessuno senza una patria, e quindi era un'esigenza comune di me, che lei è africana, dell'altra persona romena, dell'albanese. Dice: allora ci siamo messi insieme per questo, ma altrimenti, dice, non è che io ho più in comune con un'altra ragazza africana o con una ragazza albanese piuttosto che con la ragazza romana che studia con me. Quindi è una forzatura questa di voler vedere gli stranieri che si autorappresentano come un'entità a sé stante, cioè sono individui e sono, specialmente le seconde generazioni, i ragazzi che sono qui, sono italiani. L'assessorato del Comune di Arezzo ha condotto due iniziative importanti per favorire l'integrazione: la campagna L'Italia sono anch'io e il seminario nazionale sulla cittadinanza sportiva. L'Italia sono anch'io è stata una grandissima occasione, nel senso, una campagna nata da molte associazioni nazionali che si occupano di integrazione e di immigrazione è stata riprodotta nel nostro comitato provinciale ed è stata l'occasione per mettere a rete tutto il terzo settore e anche le istituzioni. C'è stato dalla scuola ai sindacati, alle categorie economiche, alle associazioni vicine alla chiesa o no, alle associazioni di stranieri che non potevano firmare per la legge. Era una proposta di legge di iniziativa popolare per la quale abbiamo raccolto firme, organizzando questo comitato, questa rete del territorio in collegamento con quella nazionale e facendo molte iniziative, quindi, che ci hanno permesso di parlare di cittadinanza. Quindi un'esperienza importante e anche con un risultato poi a livello nazionale grandioso, insomma sono state raccolte oltre 100.000 firme. Erano la proposta di legge per la cittadinanza ai nati in Italia e quella per il diritto di voto alle amministrative. E lo sport è un mio pallino, diciamo, l'accesso allo sport dei bambini. Abbiamo... Che è una realtà, diciamo, anche, come diceva anche prima Stefano, sì, molto sentita dai ragazzi, dai giovani che nascono in Italia, da famiglie straniere. Non è un accessorio, non è banale. Come dico spesso, il gioco dei bambini è una cosa seria, non va preso come un gioco, non va preso sotto gamba. E per un ragazzino che gioca a calcio già a 10-11 anni, non dico quando è professionista in Serie A, a 10-11 anni nella squadretta locale ha difficoltà a tesserarsi a fare il campionato, anche se è nato in Italia o in altre situazioni ancora anche più complesse, e perde delle partite. Questo per un ragazzino di quell'età è una cosa molto pesante, cioè, perché lo sport sull'autostima, sull'amicizia ha un ruolo fondamentale. Abbiamo cercato di capire perché esistono questi ostacoli, a chi fanno pro, quindi abbiamo messo insieme la Federcalcio, il CONI, la WISP, il Consiglio d'Europa, diversi organismi, l'Associazione Nazionale Comuni, gli studi giuridici sull'immigrazione, per capire cosa si poteva fare, perché alla fine non è un vantaggio della Federcalcio limitare l'iscrizione agli stranieri. Tra l'altro adesso l'hockey ha superato questi ostacoli, la box è di pochi giorni fa, lo Ius Soli sportivo della box, e noi puntiamo molto sul calcio. E quindi c'è un gruppo di lavoro che abbiamo già proposto alla Chieng di andare avanti per risolvere i problemi del tesseramento calcistico, che sono complessi perché ci sono dei limiti legati alla prevenzione della tratta dei minori stranieri. Questo è un tema. E l'altro, al timore che se un bambino è stato tesserato in un'altra nazione e poi avesse successo, la squadra della nazione di origine può chiedere dei risarcimenti alle squadre italiane. Quindi c'è un lavoro da fare con collaborazione di tutti soggetti e impegnativo, insomma, ma che può portare a dei risultati. Già la Federcalcio qualche norma l'ha modificata, venendo incontro alle richieste che questo gruppo di lavoro ha fatto.
Bene, siamo in conclusione e in merito appunto al tema di stasera io vorrei comunicare un'iniziativa molto importante che è organizzata dalla Commissione Migrantes della Diocesi di Fiesole in collaborazione con il Comune di Piandiscò e l'Azione Cattolica di Piandiscò. Tale iniziativa si pone l'obiettivo di sensibilizzare appunto. Viene fatta il 18 gennaio alle ore 21 presso Supercinema di Piandiscò la rappresentazione Gli Invisibili, realizzata da Mohamed, un giovane africano che sta portando in giro per l'Italia questo spettacolo per denunciare appunto e far riflettere sul tema dell'immigrazione. E il 19 gennaio alle ore 13 nei locali parrocchiali dell'asilo di Piandiscò il pranzo dai mille sapori, organizzato e preparato dalle varie comunità straniere presenti nel territorio di Piandiscò. Bene, io vi lascio all'appuntamento di mercoledì prossimo che sarà puntata dal tema ecumenismo e dialogo interreligioso.